La provincia di Pesaro Urbino svolge importanti funzioni a tutela e salvaguardia dell'ambiente. Rilascia autorizzazioni a comuni e imprese per lo svolgimento di alcune attività, assicurandosi che non abbiano impatti negativi sull'ambiente. Svolge controlli e repressione di illeciti ambientali attraverso la Polizia Provinciale con il supporto dell'ARPAM. Coordina una rete di 10 centri di educazione ambientale dislocati sul territorio, svolgendo anche attività di studio e conservazione di specie rare e protette attraverso il proprio centro ricerche floristiche Marche Brilli Cattarini. In effetti l'ente provincia, dopo la riforma del 2013, è stato spogliato di numerose competenze, ma è rimasta invece la provincia come ente fondamentale nella gestione delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale. In questo ambito il Servizio Ambiente della provincia di Pesaro Urbino viene in contatto ogni anno con centinaia di imprese. Perché? Perché per lo svolgimento delle attività produttive nel territorio provinciale è necessario garantire il rispetto di rigorosi parametri di qualità dei corpi idrici, di qualità dell'aria e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Questi controlli sono controlli innanzitutto preventivi che vengono garantiti dalla nostra struttura attraverso il rilascio di autorizzazioni ambientali, le cosiddette AUA, autorizzazioni uniche ambientali, e anche le AIA, cioè le autorizzazioni integrate per quegli impianti maggiormente complessi. Si tratta di procedure molto molto articolate che però gli uffici riescono a assolvere, a concludere con molta celerità e con un ottimo grado di approfondimento. Accanto a queste funzioni di carattere autorizzatorio ce ne sono altre di controllo successivo, cioè controlli affidati alla Polizia Provinciale col supporto dell'ARPAM. E infine abbiamo un'attività molto importante, sempre nell'ambito ambientale, di promozione e sviluppo degli impianti di produzione di energia alternativa, impianti eolici e impianti solari. Un altro aspetto riguarda invece un profilo più strettamente naturalistico, ossia Rete Natura 2000, dei siti di pregio naturalistico per le particolari tipologie faunistiche, vegetali, floristiche. Sono siti molto importanti che noi tuteliamo anche qui attraverso un'attività autorizzatoria. La valutazione di incidenza è un procedimento, anche questo complesso, che la provincia svolge con le proprie strutture e che serve a orientare le attività che sono localizzati in queste aree di pregio naturalistico nel rispetto di misure di conservazione e tutela degli habitat individuati dalla comunità europea. Nell'ambito della rete Natura 2000 sono 9 le zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale gestite in via esclusiva, mentre altre 6 sono gestite in collaborazione con altri enti. Tra queste ultime c'è il Colle San Bartolo e il litorale pesarese. In partenariato con l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Perugia, Legambiente, la provincia di Fermo ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la provincia è stata negli scorsi anni capofila del progetto Life Trota per la salvaguardia e conservazione della trota mediterranea autoctona, specie di interesse comunitario. Life Trota è un progetto molto importante che ha goduto di cospicui finanziamenti comunitari, ha permesso di realizzare analisi ambientali, campionamenti ittici, un progetto che ha il suo fulcro nel territorio di Cantiano, dove è localizzato l'impianto di acquacoltura per l'allevamento delle trote native, cioè della trota mediterranea autoctona. Da questo centro il personale della provincia e il personale messo a disposizione dalle università e dagli altri enti partner del progetto si muove secondo una campagna ben programmata su tutto il territorio regionale, non solo nell'ambito della provincia di Pesaro Urbino, in particolare nell'area dei Monti Sibillini, per una campagna di ripopolamento delle trote mediterranee autoctone, cioè di quelle trote che vengono allevate nel centro di Cantiano. Il progetto si è concluso
circa 3 anni fa, ma ancora per 2 anni prosegue questa azione di ripopolamento attraverso l'afterlife, cioè una fase post-progettuale nella quale è intervenuta anche con molta attenzione la Regione Marche, perché la valenza di carattere sovraprovinciale, di carattere regionale, è stata riconosciuta all'impianto di acquacoltura di Cantiano con una apposita legge. In questi mesi la collaborazione con la Regione Marche è stata proficua in campo ambientale, oltre che per quanto riguarda, come dicevo, la gestione dell'impianto di troticoltura di Cantiano, anche per l'avvio di un processo che si è concluso l'anno scorso, teso a riconoscere il bosco di Tecchie come riserva naturale regionale. La provincia, insieme al comune di Cantiano, insieme all'Unione Montana del Cazio e del Nerone, con la regione hanno spinto per dare forma giuridica a questo ambito di particolare pregio ambientale, in particolare per la presenza di foreste, di boschi di grande qualità naturalistica. Al termine mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i collaboratori, sia tecnici che amministrativi, che in questi anni hanno dato il loro massimo impegno, profuso il loro massimo impegno per la gestione delle pratiche, in particolare di procedimenti, come dicevo, molto complessi, che anche in questa fase così difficile legata all'emergenza sanitaria da pandemia sono state svolte sempre con molta celerità, dando una risposta e un supporto importante a tutti i cittadini e a tutte le imprese che, come dicevo, si rivolgono per le pratiche ambientali quotidianamente alla nostra amministrazione provinciale.